In questo video presentiamo lo strumento Pixis in formato 32x74 modello ATR 121. La confezione contiene, oltre allo strumento, l'aggancio in nylon per il montaggio in contropannello completo di viti e il manuale di istruzione in lingua italiana e in lingua inglese. Per quanto riguarda le caratteristiche dello strumento, dalla mossettiera a 12 pin posteriore possiamo vedere la sezione di alimentazione, in questo caso la TR121-B da manuale si vede richiede una tensione di 220 volt per un corretto funzionamento. E poi la parte relativa alle uscite con due relè e l'uscita per comando relè a stato solido esterna e tutta la parte di morsettiera dove collegare il sensore di processo. In particolare la TR121 accetta differenti tipi di termocoppie, differenti tipi di termoresistenze come PT100, NI100, PDC, NTC o anche PT1000 e segnali normalizzati sia in 420 mA che 0,10 V. Adesso, per esempio, possiamo provare a collegare una resistenza PT100 e a configurarla. Colleghiamo per prima la PT100 seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta nei pin numero 10, numero 11 e numero 12. E dopo aver collegato la nostra PT100 anche con il filo di compensazione, prendiamo la nostra alimentazione, la colleghiamo ai pin numero 1 e numero 2, colleghiamo appunto 220 volt. Una volta completato il cablaggio, possiamo accendere il nostro strumento. Il display inizialmente visualizza la versione software e fa una breve autotaratura. Dopo misura la temperatura che viene rilevata dal sensore PT100 appena collegato. Ovviamente se il sensore non è stato ancora configurato, la temperatura risulta errata. È quindi necessario entrare in configurazione con il tasto Function. Dopo alcuni secondi viene richiesta la password e agendo con le frecce e col tasto Set possiamo inserire appunto la password 1, 2, 3 che andiamo a confermare con un'ulteriore pressione del tasto Set. Entriamo quindi nella lista dei parametri di configurazione dello strumento con le frecce che possiamo visualizzare una alla volta. Ci posizioniamo sul parametro sensore e per vedere che sensore è configurato ripremiamo il tasto Set. Il valore di default che è impostato è la termocoppia K. Tenendo premuto il tasto Set selezioniamo PT che sta per PT100, rilasciamo il tutto e premiamo il tasto Function per uscire dalla configurazione. A questo punto il display visualizza la corretta temperatura dell'ambiente rilevata tramite la PT100 che abbiamo collegato. Per quanto riguarda le risorse di uscita, la TR121 dispone di due relè e un'uscita logica per il comando di relè statici, ai quali normalmente vengono collegati attuatori di potenza che possono essere il classico telerutore, appunto il relè statico, in questo caso zero crossing, o servomotori con logica apri-chiudi. Nel caso del servomotore i due relè lavorano associati, il relè 1 per l'azione apri, il relè 2 per l'azione chiudi. Una volta collegato il nostro attuatore, per la funzionalità del
del nostro sistema, è sufficiente impostare il set point di temperatura alla quale appunto il sistema deve lavorare, è sufficiente agire sui tasti freccia e impostare in questo caso la temperatura principale, ad esempio 35 gradi, relativa all'uscita con il LED lampeggiante. Se si desidera utilizzare entrambe le uscite disponibili, è sufficiente premere una seconda volta il tasto Set e impostare appunto anche la temperatura d'allarme.